Gentili telespettatori, buona giornata. Benvenuti a questo video di Tele Italia. L'ex presidente del Consiglio Romano Prodi, in una intervista, dice che alla fine quelli che vengono chiamati gli stati frugali, no? Con quel nome antipatico, Svezia, Danimarca, Olanda e Austria in verità hanno un tasso di indebitamento delle famiglie molto ma molto più alto rispetto a quello italiano. Quindi dice poi così frugali poi non sono. In effetti le famiglie italiane sono le meno indebitate rispetto all'Europa, molto molto meno indebitate. Quindi Romano Prodi via Skype risponde dal suo studio di Bologna a questa intervista. Ha ricominciato ad allenarsi, bicicletta, corsa, e così dice il giornalista gli dice: "Ma il governo reggerà all'urto della tempesta perfetta?" E lui dice che i governi cambiano quando c'è un'alternativa. Per capirci, Renzi ha dimostrato che non è certo il momento di far cadere questo governo, anche perché il Quirinale aveva fatto sapere che si sarebbe andati subito ad elezioni. E infatti Italia Viva è rimasta al suo posto. Beh, su questo ha assolutamente ragione, perché Italia Viva non ha intenzione di andare al voto, perché con il 3%, addirittura c'è chi la dà al 2%, rischierebbe di non entrare più in politica. E il giornalista dice: "Ma non si può dire che tra PD e Movimento 5 Stelle sia un idilio." E lui risponde: "Beh, eppure c'è stato un processo di avvicinamento. Prima la discordia era su tutto, ora su metà delle cose. Certo, non devono restare assieme per sopravvivere, ma trovare una comune visione del futuro. Il vero problema è la crisi dei partiti. Non esistono più. Nello stesso PD, che pure è l'unico che non ha ancora conservato la natura di un partito, che ha ancora conservato la natura di un partito, non ci sono più gli antichi confronti di idee." Quindi anche su questo che Prodi dice i partiti in realtà non esistono più, lui parla per il centro-sinistra, e anche su questo dobbiamo dargli ragione. Poi il giornalista gli chiede: "Ma questa politica rischia di fare più danni della malattia, come afferma il presidente di Confindustria Carlo Bonomi?" E Prodi dice: "È un'affermazione distruttiva, non costruttiva. Non serve la faccia feroce. Esiste anche l'esame di coscienza. Ci aspettiamo che dica cosa deve fare l'industria italiana per affrontare la concorrenza internazionale nel post-malattia. Pur essendo professore di economia industriale, devo tuttavia ricordare che non esiste solo l'industria. Bisogna far di tutto per riportare le imprese in Italia. Esiste però la povera gente che non sa come far quadrare i conti. Esistono i bar, i ristoranti e le agenzie di viaggio. A tutti, sindacati compresi, è richiesto un passo avanti." Quindi Prodi sta dicendo: "Beh, non parliamo di sempre industria, industria, industria. C'è tutto un mondo italiano che è in sofferenza, anche l'agenzia di viaggi. Ci avete pensato, le agenzie di viaggi? Le agenzie di viaggi saranno tutte in fallimento, ormai le agenzie di viaggio possono chiudere, ad esempio. Ci avevate mai pensato? Vabbè, su ristoranti e bar, su come facciano a far quadrare i conti, o tutte quelle milioni di persone che lavoravano in nero, capite che c'è una tensione sociale altissima." Quindi lui giustamente dice: "Basta, non si parla solo di industria. Io sono anche professore di industria, però ci sono anche altre cose oltre l'industria." E poi il giornalista gli chiede: "Ma lei ha più volte ripetuto che lo Stato è chiamato a intervenire per proteggere le imprese. Cassa Depositi e Prestiti sarà la nuova IRI?" E lui dice: "L'IRI qui non c'entra nulla, non è più tempo. Cassa Depositi e Prestiti è sicuramente uno strumento per l'azione dello Stato. Quando è necessario, bisogna pensare a una partecipazione pubblica di minoranza nelle imprese, anche per difendere da mire straniere le aziende indispensabili al nostro futuro. Non è statalismo, basta guardare a quello che fanno i francesi. Difendere gli interessi nazionali non è un affare da sovranisti. Naturalmente, mi auguro che il necessario intervento pubblico sia un fatto temporaneo." Ovviamente, come dice Prodi, quelle che si chiamano aziende strategiche vanno difese dall'attacco degli altri stati, dalle scalate, degli acquisti, perché le aziende strategiche sono quelle
che sono essenziali per il funzionamento in autonomia di un paese. Energia elettrica, petrolio, acciaio, quelle sono telefonia, autostrade, sono cose che venderle sarebbe un danno al sistema Italia, come questo succede in tutti i paesi. Quindi lui dice va bene l'intervento dello Stato, ma che sia un qualcosa comunque di temporaneo. E sul MES lui dice, ma perché dice saremo costretti a ricorrere al MES? Dice al giornalista, è un prestito senza condizionalità e a un tasso più basso di quello di mercato. Facciamo senza, è un'espressione che si può permettere chi i soldi li ha. E se noi li prendiamo, ci indebitiamo pure sull'altra trattativa. Beh, non ci sono condizionalità, caro professore, non ci sono. Si dice che non ci sono, ma se si vanno a leggere le condizionalità ci sono e come nel momento che un paese non può pagare, ma come nell'uso tradizionale del MES, le condizioni ci sono nel momento che un paese non può pagare. Quindi il MES classico e il MES adesso per spese sanitarie che si dice senza condizioni, alla fine ci sono e come le condizioni sono le stesse. L'unica differenza è che nel MES classico ti controllano fin dall'inizio, poi ti controllano, poi se tu non paghi ci sono le condizioni. Mentre in questa versione non ti controllano dall'inizio, ma ti controllano nel momento che non paghi. È quasi simile, ma alla fine il risultato non cambia, ci sono le condizionalità nel caso tu non dovessi pagare. Ovviamente se tu paghi problemi non ce ne sono, perché è un prestito, ti ridanno i soldi, tu gli ridai i soldi, certo ti dicono dovresti fare questo, ma se tu glieli ridai non ci sono problemi. Se cominci ad avere fatica a restituire questi soldi, cominciano a dirti devi fare come dico io. E sul Recovery Fund Prodi dice sì. Anche se preferisco il nome scelto dalla Commissione perché esprime una speranza per il futuro, Next Generation. Vabbè, chiamiamolo come vuoi, Prodi, però alla fine è quello che è. Quindi così la spiegherebbe una recalcitrante elettore Movimento 5 Stelle? Io gli direi a un elettore 5 Stelle che se cambia il contesto non si può vivere con le idee del passato. Un governo, un partito non possono non tener conto delle circostanze, dell'economia crollata, della gente che ha paura. Quindi dice Prodi, cambia il contesto, bisogna valutare le cose in un altro modo. Però capite che il MES, se le condizioni rimangono, anche se cambia il contesto, quelle condizioni pericolose rimangono. E sulla esplosione possibile di rabbia sociale, Romano Prodi dice, è un pericolo che si corre proprio se non si aiutano coloro che hanno più motivi per protestare. Per questo insisto che bisogna costruire un clima capace di comporre gli interessi di tutti. Tutti aspettano una risposta ai loro problemi. Sa che cosa fa la gente adesso? Risparmia più di prima perché ha paura, mentre dobbiamo innescare un processo esattamente contrario, ossia incentivare la domanda di consumi e di investimenti. Dalla crisi si esce solo aumentando la domanda, quella pubblica e quella privata. Su questo anch'io come professore di economia vi dico questo, per uscire da una crisi economica deve aumentare la domanda dei beni e deve aumentare anche quella pubblica, sia quella pubblica che quella privata. Mentre il rapporto tra Stato e Regioni è uscito piuttosto ammaccato dall'emergenza. Lui dice: a me pare che fosse ammaccato anche prima. Andrebbe fatta una seria riflessione, ma non è questo il momento. Peraltro, le prerogative dello Stato in materia di sanità sono già sufficientemente chiare nella Costituzione. E poi dice, lei ha firmato l'appello a difesa degli anziani. Perché? Lui dice, c'è un aspetto che mi ha molto colpito. Durante la chiusura, gli over 65 venivano comprensibilmente esclusi dal reclutamento dei volontari per proteggerli. È uno spunto che ci deve indurre a ripensare completamente al ruolo degli anziani nella mutata demografia del mondo. L'allungamento della vita non è solo un problema di riforma delle pensioni, bisogna adottare le regole della società al cambiamento della vita e non la vita alle regole della società. È possibile eludere un tema del genere, dice Romano Prodi? No, evidentemente no. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale, l'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook nella pagina Tele Italia. Io vi ringrazio per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata. Arrivederci.